Bentornati su questo canale, esatto, io sono Alex e questo è Anime dal Mondo e oggi vediamo il chipping, come rovinare un modellino. Bentornati su questo canale e io, come sempre, Alex, sono qui a farvi capire come rovinare un modellino, che il titolo, insomma, sembra quasi così provocatorio, e lo è, ma in realtà non è del tutto sbagliato, perché il chipping in realtà è una cosa rovinata. Quindi noi adesso, o meglio io adesso, vi farò vedere come si può rovinare un modellino. Rovinare nel modo più semplice possibile, come sempre stato sui video del mio canale. Quindi per i neofiti sarà molto più semplice capire come effettuare questa tecnica barra rovinatura del proprio modellino, che sia un Gundam, che sia un carro armato, che sia un aereo, che sia tutto quello che volete. È una tecnica che comunque si usa maggiormente per quello che sono materie così dure come l'alluminio, che tende a rovinarsi, a graffiarsi. Quindi è una tecnica che si usa quasi prettamente per i modelli meccanici, mettiamola così. E intanto che siete qua, io come al solito ve lo chiedo, non so, un like, una sottoscrizione al canale, fate quello che volete, i commenti sotto sono apposta qui per voi, per farvi vedere che, insomma, vi rispondo sempre a tutti, cerco di farlo nel minor tempo possibile. Ora andiamo sul tavolo e vi faccio vedere che cosa si deve fare. Per farvi vedere questa tecnica userò del plasticard nero, questo qui, perché secondo me è la maniera migliore, ovviamente per contrasto, per farvi vedere che cosa succede realizzando questa tecnica che si chiama chipping. Ora, diciamo che io voglio anche piegarlo un pochino, così vi faccio vedere anche gli angoli. Ecco qua, l'ho piegato un po', e come dicevo all'inizio, questa tecnica serve per rovinare il pezzo che state facendo, quindi dargli un senso di usura, un senso di rovinato vero e proprio, da graffi, da scrostatura, che non è esattamente la stessa cosa, perché la scrostatura, diciamo che si può fare in tanti modi, questo può imitarla, ma non è la stessa cosa. Ma adesso vediamo come fare. Abbiamo detto, noi abbiamo bisogno del nostro modello, in questo caso ho il plasticard nero, ho bisogno di un pennello ovviamente a punta molto fine, il colore in questo caso ho preso questo silver proprio per contrastare il nero di questo oggetto, la mia super tavolozza professionale, e poi una pinzetta, pinzetta di quelle brutte nel mio caso, perché è veramente una pinzetta brutta, e della spugna, eccola qua. Questa spugna, che è una parte fondamentale di questa tecnica, la dovete scegliere in base a soprattutto una cosa, cioè da quanto è, come vi posso dire, da quanti fori ha, insomma, se è più densa o meno densa. Vedete che questa qua da una parte è meno densa, ha bolle d'aria un po' più grandi, mentre questa è un po' più fitta, quindi per l'effetto che volete fare dipende molto da questo, e adesso vi faccio vedere. Vado a prendere il colore eccoci qua. Prendo questa spugnetta con la pinzetta, prendo il colore che mi serve e ad esempio qua sull'angolo vado a picchiettare sul punto che mi serve. Vedete che non lascia una traccia di colore uniforme, ma quasi va a sfumarla in certi punti, perché insomma la spugna non ha preso tutto il colore, voi state tamponando un pezzo, quindi non ha bisogno e non avete bisogno di fare un colore uniforme. Vedete qua, spero si veda, si dovrebbe vedersi, eccolo qua.
Una volta fatto questo con le varie spugne, ne vado a prendere un'altra per farvi vedere magari dalla parte più liscia, così vedete la differenza. Ecco qui. Anche se non sembra, ma è molto diverso da questo. Questo ha un colore un po' più uniforme, diventa un po' più pieno il colore che avete dato. Ora, adesso, avendo visto questo, però una volta che avete fatto questa cosa, magari non vi soddisfa ed è da migliorare. Si può migliorare anche solo con il pennello. Il pennello punta fine vi permette di fare, per esempio, dei graffi. Delle sporcature diverse. Questo in realtà è un modo semplice per rovinare il modellino, quindi usare questa tecnica del chipping è davvero semplicissimo, perché è veramente molto semplice e si può adottare in tanti modi, soprattutto chi fa Gundam per esempio. Questa tecnica con una spugna piuttosto rada, secondo me, ha dei buoni effetti, con l'aggiunta poi di magari un po' di weathering, di lavature sulle pannellature, comincia a diventare molto molto interessante e soprattutto molto realistico, perché questo effetto qui diventa anche leggermente a rilievo a seconda del colore, ma quasi tutti i colori, in questo caso acrilici, lasciano leggermente il rilievo e anche un po' ruvido. Io adesso sto toccando qua apposta e vi assicuro che è un po' ruvido, quindi questo è un buon modo, da non confondersi con appunto la tecnica che si usa per fare le scrostature, perché effettivamente le scrostature devono essere più fonde, quindi non devono essere a rilievo ma al contrario, e quindi lì c'è un'altra tecnica. Ma per fare il chipping in maniera veloce e soprattutto molto rapida e con moltissimo controllo, perché a seconda della spugnetta che usate avete un controllo maggiore, riuscite a rovinare i vostri modellini, e direi che è anche una bella cosa, insomma, per far diventare il vostro modellino molto realistico. Questa è la tecnica del chipping spiegata veramente in modo semplice, ma come vi dico sempre, sotto ci sono i commenti. Siamo arrivati alla fine di questo video molto breve, devo dire, ma che spero vi sia stato d'aiuto, perché comunque il chipping è una bella tecnica, si usa moltissimo perché è molto semplice, molto veloce, vi permette di rovinare il vostro modellino in tantissime maniere. La tecnica del chipping fatta con della spugnetta soprattutto è la tecnica che mi piace di più, perché effettivamente è vero che non hai un controllo pienissimo di quello che stai facendo, perché dipende molto dalla spugna e dipende da come tamponate il modello, però se avete una spugnetta abbastanza grande e con tutto la parte imbevuta di colore, appunto completamente imbevuta, avete sempre il controllo di quello che state facendo. E poi comunque è una tecnica che si presta, poi si può lavare magari un po' via, un po' con l'acqua se avete sbagliato, ma state attenti, tamponate sempre al massimo, se sbagliate purtroppo bisogna ridipingere un pezzo, cercate di non sbagliare. Io sono arrivato alla fine di questo video e spero vi sia piaciuto questo video, che vi sia stato utile soprattutto, ma come sempre e come vi dicevo prima, sotto i commenti ci sono apposta. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto e noi ci sentiamo, anzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!